Ostini e le ostine, bentornati. Episodio 2 della rubrica più amata del web, o almeno più amata da me, che posso spendere i soldi e comprare delle cose completamente inutili, o forse no, lo scopriremo insieme, per farvi dire ma che ce devi fa? Ma che ce devi fa? Lo devi comprare o non lo devi comprare? Scopriamolo insieme. Oggi, in questo episodio, troveremo dei gadget, degli oggettini che io sono sicura vi saranno apparsi su Pinterest, su TikTok, su YouTube, su Instagram, dappertutto. Dappertutto! Entriamo subito sul mio Pinterest. Vi dico già che in questo episodio non prenderemo cose per la cucina, ma proveremo delle cose per la casa e per la pulizia della casa. Tra queste vi faccio vedere subito il primo gadget. Questo l'ho preso su Amazon, ovviamente tutti i prodotti ve li metto linkati qua sotto se volete prenderli anche voi. Quante volte noi genitori abbiamo il problema che i giochi piccoli finiscono sotto ai mobili, sotto al divano? Non so voi, ma io tutti i giorni. Quindi ho deciso di provare questo toy blocker, che non è nient'altro che una barriera di plastica che si mette trasparente sotto ai mobili, sotto al divano, sotto al frigorifero, insomma dove vi serve. Io l'ho visto, mi è sembrato geniale, anche se non capivo bene da questo video come si attaccasse, cioè non capivo come restasse così immobile, e quindi mi è venuto il dubbio: è una sola? Non è una sola? Lo compro? Non lo compro? E soprattutto Alessandro mi diceva: ma che ce devi fa? Mi sono decisa a comprarlo, ovviamente per voi. L'ho montato all'incirca 2 settimane fa. È molto semplice da posizionare perché all'interno della confezione troverete un gel, una specie di colla gelatinosa, però fatta a striscia, che si attacca perfettamente a tutte le superfici e non le rovina. Nella sua funzione è perfetto. La chiameremo la prova A. Vediamo un calzino di Tommaso, e là c'è suo fratello, che è stato abbandonato sul divano, e non è andato sotto perché c'è la barriera, quindi anche se poteva andare a finire sotto, non ci va e quindi si toglie facilmente. Come vedete l'ho messo dappertutto, su tutto quanto il perimetro del divano, e lascia comunque un millimetro. Inoltre dalla barriera per i giocattoli e il divano rimane proprio poco spazio per far sì che questo divano, che ad esempio è un divano letto, si riesca comunque ad aprire. E noi l'abbiamo già aperto diverse volte per fare la serata cinema e devo dire che non si è spostato di una virgola. I bambini, da quando l'ho messo, non l'hanno neanche notato, sì, perché comunque gliel'ho fatto vedere, però non l'hanno mai disturbato, cioè non è che sono andati lì a spingere o a cercare di rimuoverlo. Ve lo consiglio. Ma passiamo al secondo gadget. Come vi ho detto, la pulizia della casa è una cosa che mi appassiona, cioè vedere che puliscono le case mi appassiona, non pulire. Mi appassiona vedere gli altri che puliscono. Vi faccio dare un'occhiata anche a quella che è la mia tabella di Pinterest, dove mi segno le cose che vorrei provare, e vi faccio vedere qual è il prodotto che ho scelto per questa settimana. Vorrei pulire la macchina, che è per me molto difficile ogni volta da pulire, in quanto con l'aspirapolvere che ho non riesco ad entrare nei piccoli anfratti dove ci sono 2000 briciole. Una mini aspirapolvere, ma proprio una cosa piccolissima, che va negli anfratti più difficili. Soprattutto dice da macchina perché dovrebbe essere molto piccola ed è utile anche per fare il sottovuoto, vedete, serve proprio a tutto quanto, per pulire le tastiere, le grondaie, tutto, cioè potete fare tutto con questa aspirapolvere. Sì, l'ho presa, questa è la condizione nella quale è arrivata la scatola, cioè non è che l'ho distrutta io. E poi per testarla ci sposteremo in macchina, ma intanto andiamo a vedere cosa c'è dentro. Devo dire che la confezione lascia un po' a desiderare, cioè così, proprio... Ah no, aspetta, c'è un altro pezzo. Con un filtrino, le istruzioni e la scatola la possiamo buttare. Il corpo dell'aspirapolvere. Carino, però, devo dire... Qua abbiamo la parte quella proprio che raccoglie la polvere. Qui abbiamo un tubicino piccolissimo. Non me lo aspettavo, è minuscolo. Questo qua invece che ha delle spazzoline. Qui c'è la parte più... zozzosa. Leggiamo le istruzioni molto esplicative.
direi minimaliste. La cosa figa è che ha appunto l'USB, quindi se volete potete caricarlo in macchina, lasciarlo direttamente in macchina e quando vi serve lo attivate in macchina. Dust blowing. Ah! No, vabbè, ragazzi, ho appena capito una cosa. Questa roba qua serve per soffiare. Ma si accende? Proviamo. Si accende? No, vabbè, fermi tutti. Tanto anche la mia tastiera ha bisogno di una pulizia. Siamo pronti? Vado. Bello, bello, bravi, mi piace. No, io non voglio questo adesso. Devo levarlo forse? Abbiamo un problema. È più forte questo che sputa aria che quello che aspira. E ci siamo spostati in macchina per testare l'aspirapolvere che si è un pochino caricato. E poi soprattutto c'è l'USB, quindi volendo posso tranquillamente ricaricarlo in macchina e utilizzarlo anche da attaccato, che è una cosa abbastanza comoda. Raga, non vi spaventate, fa abbastanza schifo. Parliamone. Guardate, abbiamo lasciato lo schifo apposta, però le condizioni sono davvero pessime, proprio perché volevo fare questo video. Sente, cioè ha aspirato un botto, mo lasciate perdere che scarica ancora, purtroppo non si è caricata del tutto. Non ho portato la spazzolina perché sono un po' tonta, l'ho lasciata su, quindi ritornerò più tardi con l'aspirapolvere più carica e con la spazzolina per vedere come va. È giunto il momento di aprire il terzo gadget, la spazzola rodante elettrica a 1000 pezzi. Pulisce tutto, scrosta le padelle brutte, fa tutto lei. La spazzola, come si... ecco, già non so come si leva, partiamo benissimo. Qua che c'è? Ah, qua c'è il motore, così a vista, che meraviglia. Oh, ok, questo non so cosa sia. Una testina con delle setole abbastanza rigide, ma non tantissimo, però rigide. Una spugnetta di alluminio, questa regà la devo testare sul fondo delle padelle, che anche se nuove mi diventano nere, quindi voglio subito testarla. Una spugna morbida, una spugna con la parte quella invece abrasiva verde. Funzionerà? E come si carica? No regà, manca un pezzo. Sacrilegio! Manca un pezzo! No! Come faccio? No! Attenzione! Questo prodotto potrebbe non essere waterproof. Ma è una spugna! Ma come? Nel caso in cui l'acqua ci entra, per favore, stai attento e asciugala il prima possibile. Facciamo? Come facciamo? Non abbiamo il cavetto USB. Bene, ho altri 5000? Sì! Però è una mancanza, cioè non si fa, no? La scatola è vuota. Metto questa spazzola con le setole semirigide perché è quella abrasiva che mi serve per la vasca e per la doccia. Io andrei direttamente nella doccia per provare, ma prima di tutto vediamo se si accende. Ad accendersi si accende, ma certo va due all'ora, ma è normale va così lenta sta cosa. Spruzzare questo prodotto magico che, raga, leva di tutto e di più. E per utilizzare la nostra spazzoletta rodante, vi faccio vedere le condizioni dell'angolo della doccia che non ha pulito. Non voglio mettere acqua all'inizio, voglio fare solo prodotto per vedere come va. No, vabbè, non mi puoi deludere di nuovo. No, no. Io mi sento già abbastanza delusa dalla spazzoletta rodante perché mi immaginavo, come si vede nella pubblicità, che
levasse proprio tutta la zozzeria, così solo con una passata. Ora, forse è sbagliata la setola, non penso, però voglio fare una prova sciacquando con l'acqua calda per vedere cosa ha rimosso questa prima passata. L'ostini e l'ostini, restiamo positivi, va bene? Cioè non ci facciamo prendere adesso dallo sconforto, eh? Beh, vi dirò, ragazzi, oh, fatto tantissimo, molto molto meglio, la male. Vediamo dopo una seconda passata, si vede, raga, è molto molto meglio, ma io non mi arrendo, c'è ancora un pezzettino che non è venuto un granché, c'è proprio un piccolo alone che è rimasto, e vado a provare la spugna abrasiva, vediamo se viene bene. Quello lì è l'alone che voglio andare a togliere, vediamo se ci riusciamo con questa spazzola abrasiva. Forse voi non capite, perché le riprese, scusate, ma non sono al massimo, ma è venuto praticamente come nuovo. Scusate, ma io lo devo provare anche sulla macchina del gas, perché sono troppo curiosa. Ho lasciato appositamente un lato sporco e un lato pulito per farvi vedere la differenza, ragazzi. Devo dire che senza insistere troppo era già pulito la prima passata. Ho voluto fare una prova con questa spugna che in teoria doveva andare a pulire, cioè a togliere la parte che avevamo scrostato. Non mi ha convinta molto. Siamo giunti al momento del gadget extra, ragazzi. Ho comprato staffare, serve per pulire i tubi. Io ho sempre problemi con i capelli che mi cadono abbondantemente, e quindi le tubature non riesco a pulirle dentro, cioè chi è che riesce ad andare di profondo, fa anche un po' schifo. Questo aggeggio promette di andare ad acchiappare tutti quanti i capelli e le zozzerie che si trovano sul fondo del vostro tubo. Andiamo quindi a provarlo immediatamente nel tubo della mia doccia. Andiamo! Benvenuti nel mio bagno! Che riprese pazzesche! Guardate, con i panni da stirare, i capelli che mi tengo perché sennò vanno a finire qua. Che ricordo, mi fa proprio senso. Ecco, già vengono via i capelli da soli praticamente. Prendiamo l'arnese. Il mio tubo non è verticale, qua non c'è niente, è in laterale, in orizzontale. Vediamo se infilando questo riesco lateralmente a pulire un po'. Facciamo una cosa del genere, vediamo se esce qualche cosa. Niente, è completamente inutile. No, vabbè, lo regalerò a Natale. Niente, ragazzi, il gadget extra è per me completamente inutile, cioè nel senso che nelle tubature di casa mia non va bene, o comunque sono pulite, quindi non esce fuori nulla. Magari lo regalo a mia mamma, a mia suocera, ecco, riceverete questo affare. Conclusione. Devo dire che i prodotti che abbiamo provato oggi mi sono piaciuti. La cosa che ho adorato di più è il toy blocker, quindi la barriera che va sotto al divano, perché mi facilita la vita quotidianamente. L'aspirabriciole piccolissimo, minuscolo, che va in macchina, trascurabile oggettivamente, però io avendo un aspirapolvere grande non riuscivo a pulire la macchina da sola. Non trovo che sia un acquisto così inutile, quindi per me è utile, non lo utilizzerò tutti i giorni, però sicuramente quando ci saranno delle bricioline lasciate dai piccoletti e anche da mamma e papà che ogni tanto si mangiano la pizza in macchina, quello è utile. Quindi per me approvato, rivoluzione della pulizia per me è questa spugna spazzola elettrica, perché devo dire che ha pulito una parte della doccia che io non riuscivo a pulire con la spazzola a mano, non riuscivo a togliere quella parte di calcare che si era creata sotto a dove cola il doccino, e quindi finalmente ci sono riuscita, sono super soddisfatta, quindi già solo per quello sarebbe approvato. Per quanto riguarda invece la spugna con la parte abrasiva verde, cioè ha fatto il suo, perché comunque ha aiutato nella pulizia della doccia, però
Non lo so, forse dovrei provarla con le pentole, con il sotto delle padelle, però adesso è scarico, quindi devo rimetterla in carica un'altra volta, dovrei lasciarla per più ore sicuramente, visto che è la prima carica, il primo utilizzo. Quindi io non mi sento di bocciarlo, si possono fare anche a mano queste cose sicuramente, non so quanto poi lo utilizzerò effettivamente nell'uso quotidiano, nella pulizia settimanale forse, sì, perché quando vado a pulire le mattonelle in bagno potrei utilizzare quello, sicuramente è più veloce di andare a mano perché fa una rotazione ed è più rapida la pulizia, ovviamente è anche più forte essendoci il movimento meccanico. Quindi ragazzi, io non mi sento di bocciare questi prodotti che ho provato, il ma che ce devi fa, io vi direi comprateveli e se siete in dubbio possono essere utili. Quindi vi metto sempre i link qua sotto se volete andare a comprare, a fare un po' di shopping anche voi e volete comprare questi gadget o magari volete regalarli perché siamo vicini a Natale, quindi magari volete regalarli. Io sono contenta. Il prossimo episodio, ragazzi, sarà con oggetti, già ve lo voglio dire, gadget che riguardano la cura della persona. Quindi, se siete curiosi, io ancora non ho comprato niente perché dipende da voi, se siete curiosi e volete vedere il terzo episodio, mi raccomando, oltre all'idropulitrice, che ve l'ho promessa, mi raccomando, mettete un like, lasciateci un commento qua sotto per convincere Ale che Ma che ce devi fa è una serie che funziona e che noi, voi, volete comprare e vogliamo comprare dei gadget per vedere se sono utili o meno, se vi faranno dire Ma che ce devi fa oppure se vi fanno dire Me lo voglio comprare. Terzo episodio, cura della persona, ci sono delle cose, tanto avete già visto un po' la mia bacheca di Pinterest, furbacchioni, quindi mi raccomando, lasciateci un like e commentate per il terzo episodio. Ciao!